Ciao a tutti, io sono Rotus, bentornati sul mio canale. Siamo di nuovo qui con Hotline Miami e riprendiamo esattamente dove abbiamo incominciato, ovvero da il tizio sanguinolento che ci sta mangiando dal frigo e appoggiato lì semplicemente. Vediamo cosa dice il newspaper prima, no, non posso leggerlo. Levati di torno, sarebbe get out of my face, sarebbe proprio levati dalla mia faccia. Asshole, stronzo. Cuff. In realtà sai che sti in casa mia, però vabbè. Stanno succedendo varie cose, non riesco più a gestire quello che succede attorno a me, non riesco più a capire cosa sta succedendo. Te non ti rendi conto di niente perché te sei ancora una persona normale. Ciao, sono Jim, dall'ufficio. Volevamo ricordarti che il tuo report, che devi fare il tuo report, diciamo, il tuo rapporto entro domani mattina. Lo voglio sulla mia scrivania per le 8, alla strada 312 sud-est. Questo è l'indirizzo nel caso tutto lo sia dimenticato. Clic 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 clic, tanti clic. Quindi potrebbe essere che noi non si abbia più risposto alle chiamate per un po' di tempo. Non lo so, ho perso conta dei giorni. Non mi ricordo quali sono le date, però sembra che siano molto scazzati nei nostri confronti, quindi è successo qualcosa di brutto. Deadline infatti vuol dire giornata di scadenza. Quando le deadline per un progetto vuol dire che poi scade il progetto. Non si può più consegnare dopo. Questo livello, vedete, sono tutte finestre. E la musica mi piace un sacco, quindi l'alzo un po' per me. E siamo pronti. Quindi qui è solo una questione di riuscire a stenderli tutti prima che ci colpiscano. Mi ho dimenticato che c'è anche gente armata. Qui ci proprio ci stavano aspettando, eh. Ok. No, andava bene il coltello, preferivo. E vabbè, allora forse mi conviene prendere l'arma da fuoco, anche se è una pistolina del cazzo. Qui qualcuno è ancora vivo. Bravo, vieni. Ok. Ce n'è uno lì armato. Proviamo con la pistolina. Io sono... faccio schifo con le pistole. Porca puttana. Scusate per lo sfogo, ma ogni tanto mi... Qui cosa ci devo fare? Qui sono solo io che devo... Boom, boom, boom. No, 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 stai qua che poi ci vedono, cazzo. Ho rovinato tutto. Mi arrivo le botte. Boom. Uno l'ho ammazzato. Per di più non è... E dai, ma come cazzo si fa? Ma... Qui l'ho fatta da coglione io, però signori, cioè... Io ho fatto del mio meglio, tutto sommato. No, non è vero, ho fatto schifo, però... Ah, dimenticavo quanto mi piace questa musica. No, voglio... Voglio! Ok, grazie. Piano successivo. Mi ricordo questo livello, è molto bello alla fine. Ehi là, mi aspettava. Mi aspettava. Boom. Ti aspettavo anch'io però. Anche questo livello è piuttosto complesso. Ma niente di ingestibile detto appena sono stato schiantato. E purtroppo c'è l'affare che appena mi sporgo mi massacrano. No, qua devo aspettare che passi, allora lo becco alle spalle. Te ti becco perché viene a cercartela. Il problema è che se sparo sbucherà qualcuno da qualche altra parte, sicuro, però... Ci devo fare uno andato, ma vi aspettiamo qua. E vabbè, la porta perché non ti ha colpito? Perché sei stronzo, mica? Così, eh? La butto lì. Poi ditemi voi. Ho tirato le gengive solo per... Just because. Ok, uno andato. Adesso venite a beccarti un pugno in faccia, bastard. Chi mi preoccupa adesso? Da dove? Da dove? Tre adesso, in tre erano. Cazzo. Guardate se mi deve girare il cazzo così tanto. E poi divento volgare. Io non voglio essere volgare. Voglio che questo sia un posto di confronto e calma. Però cazzo, quando mi fanno incazzare, cioè... Dite che forse riesco... Non so neanche se è silenziata. E vabbè... Da dove? Da dove sei venuto? Prima non c'eri. Cazzo. Ecco, cominciano i rage... Quit, no, rage quit, no, però comincia a salirmi un po' la merda al cervello per usare una terminologia molto fine da dolce stil novo, ok. Però non facciamoci fottere dall'ansia, perché poi siamo anche noi la causa del male, eh. Cioè, la causa della male riuscita. Non ci credo che non l'ho colpito! Dai, lì non ti posso colpire perché c'ho
lo sniper che mi fa fuori con una mitragliata di colpi. Allora, se te venissi qua però mi faresti un favorino, mica da niente. Bravo, bravo. No, ok. Adesso sono sti due che fanno quello che vogliono e escono. Sentite, facciamo un po' di casino. Vediamo se troviamo qualcuno. No, nessuno. Oh sì, qualcuno. Però mi vedono. No, non mi ha visto. Ok, ho finito l'arma. Vedete, cioè questa è proprio una combinazione mortale. Uno deve riuscire a eliminarli una alla volta e poi magari poi si fa fottere. Non ci credo. Io non ci voglio credere. Andiamo più lontano. Un andato. Problema è che poi non mi rendo conto e sbuca l'altro balordo qua. Forse mi conviene puntare in alto. Un andato, uno sta venendo. Uno armato sta venendo, buono perché ho finito le armi buone. Fate tutte le armi. No, 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 eccolo quello che stavo aspettando che usciva. Che uscisse poi, usciva. Cosa usciva? Te? Spero di aver attirato qualcuno. No, nessuno. Ho attirato. Buono. Ho 14 munizioni, ancora nessuno sembra avere intenzione di uscire. Te vieni qua che ti tiro un cartone. Perché devi chiudere le porte? Non si chiudono le porte. Maleducato. Bravi, bravi, bravi che mi portate armi. Sono qua, dai, sono qua. Sono qua. Venite papà. Però in tre siete un po' tantini, eh. No, no, mi sono incastrato, volevo tornare indietro, la rabbia. Ok, calma, 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 calma. Questa non è calma. E giustamente uno comincia a prendere un ritmo sempre più frenetico, cioè non è che riesce a gestire la questione. Allora, lì ancora non sono usciti. A te però qua. Ho attirato qualcuno? No, però ci siete lì sopra che sembri un po' interessato a venire. Ok. Bravo che hai lasciato il fucile qua. Guarda, va, questo qua, che poi non lo vede. T'ho ferito pure. Il suo problema è sopra e sotto. Passiamo prima sotto. Adesso sopra. Però non vorrei. Ah, il suo collega non c'è più. Il suo collega. Non ci credo. Ne resta solo uno? Ne resta solo uno? Davvero? Ok, allora se ne resta solo uno che però c'ha la finestra. Ancora vivo, ancora vivo. Attenzione. Andato, andiamocene via di qua. Ditemi che... No, c'è un altro piano. Ok, ok, sono pronto per questo. Proprio, ho già rischiato tutto. Boom. Ah, se vado lì poi mi becco l'altro. Allora mi conviene questo armato. Però magari posso attirarlo. No. Però posso fucilarlo con un solo colpo, perché giustamente l'ho fatto sparare un colpo prima che lo aggiornassero con la nuova versione di Hotline Miami. Non conteneva conto dei colpi sparati dai nemici. Questo invece dà una caratteristica un pochino più realistica, che non fa male. Allora forse mi conviene tirargli la mazza da baseball nei denti. Sì, era la cosa migliore. No, era la cosa peggiore. Queste finestre da un piano e l'altro sono fastidiosissime. Chi è l'architetto che ha progettato così questa casa? Lo vorrei conoscere perché mi fa davvero girare le scatole. Guardate, tutte in fila sono. Sti schifosi. Ah, quindi però essendo tutte in fila posso usare a mio favore. No, 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 scherzavo. No, non si può. Allora facciamola all'antica. Mancato. Ogni volta all'antica mi manco sempre. Porta sfiga, no, non lo dico più. Facciamo un po' di casino. Boom, boom, boom. Bella, così mi piace. Non ho attirato nessuno, ho fatto solo una morte con mezzo caricatore. Però lì mi stai sul cazzo perché non sei molto ben raggiungibile, ma ti raggiungo lo stesso. Boom. Voi no, 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 no. E invece sì, e invece sì. E andiamo. Però io mi ricordo benissimo questo livello, quindi preparatevi a vedere qualcosa di inaspettato. Qui siamo a piano terra. E ci aspetta una sorta di boss fight. Peccato che non ho preso oggetti con me. Allora devo tenermi vicino e stendere subito questo. E adesso ci sarà, mentre uscirà la gente, ci sarà quello che dalla macchina ci lancia le molotov.
Perché non mi sono portato il fucile? Ho fatto la più grande cazzata realizzabile. No, devo ucciderli tutti subito. Vabbè, però questa qui è davvero una cosa che quando mi è capitata dicevo, che cazzo, cioè proprio è una diversificazione dalla, diciamo, la routine del gioco, se così si può definire. E ok, è andata. Scende l'autista. Mi arrendo, hai vinto. Ah sì? Ah sì, ho vinto. Ora ho vinto. Cioè, guardate con che brutalità. Con che rabbia. Cioè, è proprio... è un personaggio incazzato, Jacket. Come si può... cioè... gli ha sfracellato il cranio contro il ginocchio, l'ha cosparso di benzina e gli ha dato fuoco. Spettacolare, non ho nient'altro da dire. Spettacolare, fine. Qualcosa di un livello superiore, non stiamo neanche a parlarne. Anche se mi ha fatto incazzare i nostri amici, però tutto sommato, dai. Punteggio basso rispetto alla mia, al mio precedente high score. B-, tutto sommato avevo fatto un bel punteggio. Ed eccoci al nostro bar, frequentato da gente morta, e di nuovo manca il nostro amico. Ehi! Serata per soli VIP stasera, meglio che tu te ne vada. Ok, diamo un'occhiata in giro così per curiosare. E niente, c'è quel marchio e c'è un bel po' di sangue e gente massacrata. Mi dice, che cazzo stai guardando? Niente. Stai lì a sanguinare e me ne vado. Non è vero niente. E in effetti non è vero niente, credo siano solo visioni o... Parte 4. Siete pronti? Connessioni. Questa è una parte molto difficile. Ricordate la previsione che diceva che un certo giorno ci saremmo svegliati in una casa molto più grande? Bene, mi sa che questo giorno sta arrivando. Questa è la nostra amata. Mi sa che starò zitto tra loro. Ah, eccoti. Mi stavo chiedendo quando saresti tornato. Beh, finiamola velocemente. E così noi moriamo. Premiamo R per ricominciare. Guardate che bellezza comunque questi effetti che hanno dato per dare idea del confuso, del qualcosa che non è reale. Quasi come se fosse uno spettacolo televisivo. No, spettacolo televisivo probabilmente per dare questo aspetto retro anni 80 a tutto il gioco. Non possiamo neanche accedere nella stanza dove si trova la ragazza morta. E vediamo il nostro stesso cadavere. Ed eccoci, incontro col gallo, quello che aveva detto, la prossima volta che ci incontreremo sarà l'ultima. Cioè, sembra che tu sia... che sia rimasto solo te e siamo rimasti solo noi due. Sono sicuro che tu l'abbia capito adesso, che questa cosa non finirà bene. Presto sarai totalmente da solo, ma questo va bene. Prima che io ti possa dire arrivederci, addio, ti darò un ultimo segreto. Qualsiasi cosa tu farai da qui in avanti non servirà alcun scopo. Non seguirà alcun scopo, non avrà alcun fine. E non riuscirai mai a vedere il quadro intero, la figura intera. E questa è solo colpa tua. Adesso è tempo che io me ne vada. C'è un letto ben caldo al di là, nella hall qua accanto. E sembra che te abbia bisogno di un po' di riposo. Ma non è questo il letto a cui si riferisce. Quindi dobbiamo uscire di casa. E come vedete siamo in abiti d'ospedale. Il nostro cranio esplode. Per me Hotline Miami è fantastico per queste cose. Capitolo 12. Trauma. Molto importante le parole che ha detto il gallo. Da qui, cioè, quello che faremo noi non avrà più uno scopo, non seguirà più uno scopo e soprattutto non riusciremo mai a vedere il quadro completo. Ed è solo colpa nostra. Ehi, Doc, quando si sveglierà questo bastardo? Non lo so, è stato in coma per una settimana adesso. Ma si sveglierà, giusto? Questo ragazzo è un sospetto primario in un caso maggiore, diciamo, in un caso enorme. Cioè, guardi, le mie supposizioni sono buone quanto le sue. Tutto quello che posso dire è che potrebbe metterci un po'. Ancora non abbiamo completamente... non è ancora completamente guarito dall'intervento chirurgico. Non c'è niente che puoi fare, abbiamo bisogno di questo ragazzo.
La gente non è stata in grado di salvare la... Voi non siete stati in grado di salvare la sua ragazza. Intendo dire, abbiamo abbiamo l'obbligo di metterli nella... in gattabuia questi. Ma questo stronzo non dice niente. Ah no, no, ho tradotto malissimo, chiedo scusa. Abbiamo il tizio che ha fatto questa strage in gattabuia, ma non dice niente questo stronzo. Dice, cosa ti fa pensare che questo ragazzo lo farà? E questo qui è il 21 luglio. Come c'era stato detto, ci svegliamo in una casa ben più grande. Adesso questa parte ha una meccanica molto particolare. Infatti, se mi muoverò di continuo, lo schermo comincerà a ballare finché non resisterò più, mi dovrò fermare a riposarmi e si ristabilizzerà. Quindi dovrò sempre muovermi di poco e tentare di scappare dall'ospedale. Eccoci. E soprattutto dovrò non farmi beccare dalle guardie e dai medici. Qua non dovrò uccidere nessuno. Per non farmi beccare dalla guardia devo aspettare che abbia il giornale aperto. Però non posso fare neanche scatti veloci perché altrimenti finisco a sboccare sul pavimento. Per di più è difficilissimo controllare perché si inclina lo schermo e il personaggio si muove a seconda dell'inclinazione. Devo aspettare che ci sia quello col giornale aperto e quello fuori dalle scatole. E infatti, appena chiuso il giornale. Dove pensi di andare? Credo che sia meglio metterti alcuni limiti, tipo probabilmente le manette. Vedete, è un casino a gestirlo. Ok, calmati, placati. Faccio così meglio farti sboccare, almeno è più veloce la ripresa. No, no, non in mezzo al corridoio, veloce, veloce, cazzo! Questa è la difficoltà, è proprio riuscire a gestire questi mal di testa. Stabilizzati. Adesso scatto felino. Ok, siamo salvi. Cosa abbiamo preso? Abbiamo preso la tessera magnetica che ci permette di aprire quella porta di fronte a noi. Aspettiamo che il poliziotto si metta a leggere. Pieno di poliziotti quando pare l'ospedale blindato. Adesso dobbiamo passare anche quando però lui ha il giornale aperto perché c'era la finestra. Passiamo alle spalle di questo e ci intrufoliamo qua. No, 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 cacchio, sono scivolato via. Purtroppo è questo fatto di scivolamento con questo mal di testa. Mi sa che potevo andare direttamente avanti perché stava leggendo da un po'. È un casino riuscire a muoversi dritti. Adesso. Eh no, troppo presto, scusami. Scusami. Che cazzo fai? Che cazzo fai? Riprenditi, 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 veloce! L'ansia. Dimmi che non mi vede, non mi vede. Aspetta che se ne vada questo e poi scendere al piano successivo. Ok. Che situazione... Non ci credo, ma visto per quella cazzo di porta che ho tenuto aperta. È tutta colpa mia. Anche questa innovazione che alla fine questa innovazione nei livelli è solo per questo livello. Comunque a me ha reso il gioco, nel senso, hanno tentato di dare una sfumatura di varietà, non dire solo ammazza, 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 ma anche aggiungerci qualcosa di più. Porca di quella puttana, scusate. Ed è estremamente interessante, non ci credo. Ah, lui continua a parlare, io continuo ad andarmene via. No, qui mi sto schiantando, ok. E sono anche questi aspetti che hanno reso il gioco non una cosa tutta uguale a se stessa, noiosa. Adesso mi vedrà? No, non mi vede. Adesso purtroppo c'è il fatto che quando parto poi mi vede perché... Allora facciamo e perché prima no e ora sì? Mi spieghi questo? E che cacchio, allora devo cercare di chiudere la porta all'uscita mentre probabilmente sto per vomitare per terra. Comunque non ho mai avuto così tanti problemi, tranne che quando sono... sto registrando. Che davvero? Allora, mi metto qua. Mi metto qua, oh, con la porta l'ho chiusa, stavolta deve essere la volta buona, a meno che inciampo per strada, cosa tutto sommato plausibile. Ok, entra, entra e basta. Adesso andiamo a caso, perché non mi ricordo, ok, no, non andiamo di là. Probabilmente aspettiamo che se ne vada il medico. Andiamo in senso opposto? Può essere. Ok, riposiamoci qua dato che stai sbabbiando. Ok, arriva un altro medico. Quindi probabilmente qui dobbiamo andare di stanza in stanza. No, mi sa che andremo in questa stanza qua e poi tenteremo di fare un rush fino a... La porta qui non c'è, quindi lo starò all'occhio. Dai, veloce, 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 maledetto, veloce, veloce, veloce. Vai in bagno, vai. Sì, poi facciamo uno scatto felino fino a là. Anche se c'è un medico qua e secondo me c'è un altro che arriva subito dopo. No, non sembrerebbe.
velocissimo. No, ce n'era un altro. Sono infilato qua, ma ci sono due medici qua. Dimmi che non vieni qua, dimmi. Oddio, non mi vedono. Basta. Esci, esci. No, no, non davanti alla hall. Vattene, vattene. Oddio. Sì. Lì proprio di davanti all'uscita. Se mi beccavano in quel momento io. E guardate che bello l'effetto. Proprio come se fossero i nostri occhi che si aprono e si chiudono. Tutti annebbiati in questo stile comunque che vuole... La l'idea che questo annebbiamento sia come quello di un televisore tubo catodico malfunzionante. Anche la musica fastidiosa, un ronzio costante. Ed eccoci tornare a casa nostra e vedete che fine ha fatto la nostra macchina. Ho scritto Troia sopra. Vediamo anche che fine ha fatto la nostra casa. Che è stata devastata, saccheggiata in pratica. Da questo simbolo qua, probabilmente se è quello dei mafiosi, non ne sono sicuro. Probabilmente no, probabilmente è quello di chi... di quelli delle telefonate. Non sono ancora riuscito a capire. Comunque una casa abbandonata a se stessa, quando finalmente in realtà era tornata al suo meglio. Qua vediamo probabilmente dei cartoni. Probabilmente ci sono entrati dei barboni a dormire. C'è ancora la sagoma della nostra ragazza ammazzata. E qual è il gesto che facciamo? Prendere i nostri abiti, indossare la giacca e andare a vendicarci di quello che è successo. Per me questa è assolutamente spettacolare. Assalto. Un capitolo bellissimo e difficilissimo in cui probabilmente ci starò tutta l'altra partita, perché come vedete dovremo entrare all'interno di un commissariato di polizia. Tenete l'hype altissimo per la prossima puntata in cui tenteremo di far fuori tutto questo commissariato e di scoprire chi cacchio è quel tizio lì che ha massacrato noi e la nostra ragazza. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividete con chi può apprezzare il genere e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.